L'Inter campione d'Italia fa notizia anche durante l'estate. Zlatan Ibrahimovic abbandona il nerazzurro. La notizia è clamorosa. Il Barcellona offre 75 milioni di euro. Moratti non ha scelta, ma con i soldi ricavati regala Mourinho una schiera di big. Diego Milito, Thiago Motta, Lucio, Snyder e soprattutto il fuoriclasse camerunense Samuel Eto'o. Un affare che sembra accontentare tutti. L'Inter dà una bella boccata d'ossigeno alle proprie casse e affida a Mourinho un definitivo esame di maturità, rimanere grande anche senza Ibra. Pioggia di danari anche per il Milan, che cede Kakà a peso d'oro al Real Madrid e li investe nell'acquisto del centravanti olandese Huntelaar e del difensore brasiliano Thiago Silva. In casa rossonera c'è voglia di riscatto. Salutato Carlo Ancelotti, per la panchina si scommette sulla novità Leonardo. Ripartire, diceva, allora vinciamo tutto ancora. È una cosa che deve nascere dentro le persone, dentro di noi. Tocca a me e al nostro staff a motivarli, a metterli in condizione migliore. La Juventus conferma mister Ciro Ferrara e non bada a spese pur di tornare a vincere. Vorrei e voglio una squadra che non ci sta a perdere, mai. Arrivano Diego dal Werder Brema e Felipe Melo dalla Fiorentina. C'è spazio anche per il romantico ritorno di Fabio Cannavaro e per l'altro campione del mondo, Fabio Grosso. Molto attivo il Napoli di De Laurentiis, che strappa Fabio Quagliarella all'Udinese a suon di milioni. Ferme le due romane. Per la Lazio del neo allenatore Ballardini c'è l'innesto di Matusalem e di Julio Cruz. Per la Roma di Luciano Spalletti l'unico volto nuovo è quello di Nicolas Burdisso, ex nerazzurro. Il Genoa prende Crespo dall'Inter e scommette sull'argentino Palacio. La Sampdoria si affida nuovamente al tandem Pazzini-Cassano. Interessanti alcuni cambi di panchina. Walter Zenga va al Palermo. Al Catania lo sostituisce il debuttante Azzori. Per Luigi Del Neri c'è la Sampdoria. A Bergamo va Gregucci. Tornano in Serie A Livorno, Bari e Parma. La Lazio vince la Supercoppa italiana disputata a Pechino l'8 agosto del 2009. La Lazio batte 2-1 l'Armata Inter. Noi ci abbiamo creduto fino dall'inizio. Abbiamo giocato una buona gara. Nonostante ci sia stato un grande caldo, grande fatica da parte di entrambe le squadre, penso che alla fine è venuta fuori la nostra voglia di vincere. Ma è già tempo di campionato. È la 78esima edizione dal 1929-30, partenza tra il 22 e il 23 d'agosto 2009. L'arrivo, dopo le consuete 38 giornate, è previsto per il 16 maggio 2010. Poi spazio ai mondiali sudafricani, con l'Italia chiamata a difendere il titolo di campione del mondo conquistato nel 2006. Agosto 2009 inizia la corsa scudetto. Tutto secondo pronostico per gli anticipi del sabato. Pari nel derby dell'Appennino tra Bologna e Fiorentina, vittoria esterna per il Milan sul Siena 2-1, doppietta di Pato. I gol di Pato hanno tolto un po' di pressione a una squadra accompagnata dallo scetticismo del precampionato. Il resto della prima giornata si gioca la domenica seguente. Alcuni risultati sono clamorosi. L'Inter viene bloccata a San Siro dal neopromosso Bari. Al rigore di Eto'o risponde Kutuzov. Non le è piaciuto dell'Inter? No, in primo tempo troppo lento, troppo passivo, senza pressare, dando molto spazio all'avversario e tranquillità per l'avversario stare sempre in posizione. Dopo in secondo tempo mi è piaciuto tutto, non mi è piaciuto non segnare il secondo gol e finire la partita. Il Napoli perde a Palermo. Sul dischetto va lo specialista Miccoli, palla da una parte, portiere dall'altra. La Roma si fa rimontare dal Genoa e lascia l'intera posta ai grifoni. Una sconfitta pesante. L'ambiente giallorosso è già in fibrillazione. È un problema del modulo, cioè la difesa non è protetta così, o un problema di uomini? È sempre un discorso in generale di squadra, è sempre un discorso complessivo. Poi probabilmente dobbiamo lavorare sicuramente meglio. Sorride la Juventus che batte il Chievo con un gol di Iaquinta, la Lazio alla meglio sull'Atalanta. La Sampdoria al 90esimo supera il Catania al Massimino, mentre Totò Di Natale si presenta subito con una doppietta per il sofferto pareggio dell'Udinese in casa con il Parma. 30 agosto 2009. Siamo solo al secondo turno, ma è già tempo di primi esami, anche perché in calendario ci sono subito due big match, il derby di Milano e Roma-Juventus. 60.000 spettatori all'Olimpico, circa 5.000 tifosi juventini, per quella che Spalletti, che non ha mai battuto la Juve in campionato, definisce una sfida che va a toccare il sentimento. L'Inter domina la stracittadina e travolge il Milan per 4-0. La risurrezione dei nerazzurri.
è immediata. L'Inter ha spazzato via dalla stracittadina il Milan e tutti i dubbi sul suo profondo rinnovamento, fortemente voluto da José Mourinho, nonostante i 4 scudetti appena conquistati. Rispondono i bianconeri che si impongono all'Olimpico per 3-1. Sul podio il brasiliano Diego. La Juve passa in vantaggio, ancora con Diego che in un'azione velocissima sfugge al controllo di Maxès e segna la sua prima doppietta in bianconero. Nel segno di Diego come fosse Zorro, in effetti oggi lascia un segno forte. Diego è fortissimo, noi poi, dico, quando dico noi Milan, l'abbiamo visto, ci ha buttato fuori dalla Coppa, ci ha fatto perdere la finale, quindi era un giocatore da tenere d'occhio. In piena crisi invece la Roma ferma a 0 punti. Spalletti si dimette, gli subentra Claudio Ranieri. Juventus prima, punteggio pieno dopo 2 giornate. Insieme ai bianconeri ci sono le sorprese di questo inizio di stagione: Lazio, Sampdoria e Genoa. I biancazzurri, trascinati da Cruz, superano il Chievo. Pazzini e Cassano vincono il duello con Di Natale. Fant'Antonio davanti fa la differenza. Sampdoria 3, Udinese 1. Emiliano Moretti, terzino sinistro genoano, regala i 3 punti alla sua squadra con il gol partita a Bergamo. Si riscatta il Napoli con un grande Quagliarello. Il Siena di Giampaolo vince a Cagliari, Jovetic è il match winner di Fiorentina-Palermo. Dopo i primi 180 minuti il campionato si ferma per la nazionale, prima di riprendere la sua corsa a metà settembre con la terza giornata. La sosta fa bene all'Inter, che mette in fila 3 vittorie consecutive e guadagna il primo posto in compagnia della Juventus. Poi Maicon, nessuno gli si oppone. Maicon per Milito, 4 minuti e mezzo ed è il secondo gol dell'Inter. Difesa 4 con Lucio centrale, Sanetti a centrocampo con Cambiasso uomo ovunque e Sneijder efficacissimo tra le linee. Diego Milito non fa rimpiangere Ibrahimovic. Milito, una favola. Questo signore in Serie A ha segnato 28 gol in 35 partite. Sì. Sono esattamente l'80% il rapporto, no? Ma se vogliamo considerare una cifra più ampia, le sue 100 partite in Italia, ho distrutto il tavolo, fra Serie A, Serie B e Coppa. Dove di solito la mano. Sì, esatto. Ha segnato 64 gol in 100 partite. Cioè, è straordinario. Praticamente segna un gol ogni 109 minuti in Serie A. Poi c'è lui, Samuel Eto'o, una forza della natura, il vero uomo in più della formazione di Mourinho. Quando arriva all'Inter nell'estate 2009, Samuel Eto'o è già una celebrità del calcio mondiale. Leader e capitano della nazionale camerunense, con cui ha debuttato quando non aveva ancora compiuto 16 anni, Samuel è stato eletto per 3 volte miglior giocatore africano. Lo sarà anche per il 2010, record che nessuno ha ancora battuto. In Europa lo conoscono bene. La Spagna è stata la sua culla tra Espanyol, Real Madrid, Mallorca e Barcellona. Quella blaugrana è stata l'ultima maglia indossata prima di giungere a Milano. Il suo palmarès è stracarico di allori, coppe e medaglie. Già una volta ha centrato il triplete. Samuel Eto'o è senza dubbio un top player. Il suo cartellino è offerto dal Barcellona in parziale conguaglio di quello di Ibrahimovic. In compenso l'Inter gli paga un ingaggio da nababbo, oltre 10 milioni netti a stagione. Sono molto 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 soddisfatto di averlo con noi e veramente ringrazio alla società. Lui di certo non si sente né il clone né tantomeno il sostituto dello svedese. Io devo vincere e devo guadagnarmi la fiducia dei tifosi. Credo che la mia risposta io la debba dare sul campo, vincendo, e a poco sarò accolto completamente dai tifosi. In campo il fuoriclasse africano dimostra di valere, a prescindere. Intanto perché sa fare bene il suo mestiere di attaccante, che ha nella realizzazione dei gol il suo metro di giudizio oggettivo e assoluto. Splendida rovesciata del camerunense e 2-0 tra gli applausi del pubblico. Dopo la rete in Supercoppa italiana, timbra subito con puntualità e precisione in campionato. Sua la firma per la prima rete a San Siro contro il Bari alla prima giornata. Suo l'1-0 contro il Parma che sblocca una gara che si stava facendo dura. Ed è ancora lui che spezza l'equilibrio nella sfida contro il Napoli. Gli bastano 2 minuti per battere De Sanctis e per spianare la strada all'Inter verso la vittoria che vale il primo posto in classifica. Bravo Eto'o, 5 partite, 3 gol. Ottima media.
Ma non si limita a questo il suo essere giocatore di calcio. Partecipa alla manovra, si sacrifica, rientra, mette a disposizione della squadra tutto se stesso. Con Diego Milito forma la più bella coppia di attaccanti di tutto il campionato e non solo. Milito, perché abbiamo qui una coppia, sì. Questi hanno già fatto 4 gol, va bene? Ibrahimovic in 3 giornate ne hanno fatti 2 da solo, certo, ma intanto questi aumentano il potenziale. Mourinho, con lui lì davanti, può cambiare sistema di gioco a piacimento. Punta esterna in un attacco a 3, oppure trequartista decentrato in uno schema con un'unica punta centrale. Perfino terzino sinistro, nei casi di emergenza. Così si è campioni, così si entra nei cuori dei tifosi. Così si centra per la seconda volta il triplete in carriera. Unico al mondo. Eto'o è un esempio per tutti. È un giocatore di livello internazionale e dalle caratteristiche spiccatamente offensive. Ma quando la squadra è in difficoltà, è sempre il primo ad aiutare in fase di copertura. Samuel Eto'o spinge in alto l'Inter. Mourinho ha la squadra con la rosa più forte e con alternative di assoluta qualità come Mario Balotelli, Patrick Vieira e Ramiro Córdoba. In casa nerazzurra si punta al 5° scudetto consecutivo e per il momento, dopo 5 giornate, l'Inter si riprende la testa della classifica. Un Inter che comincia a fare partita a sé, campionato a sé, prima classifica aspettando la gara della Juventus, ma questo primo turno infrasettimanale credo che abbia un po' limitato l'ambizione di alcune squadre con in testa la Sampdoria. Insieme ai nerazzurri c'è la Juventus che appare tonica. Marchisio ispira l'azione, Caceres la finalizza. Per l'uruguaiano gol al debutto in Serie A. Supera la Lazio nel primo scontro diretto stagionale, l'Olimpico di Roma si tinge ancora una volta di bianconero. Mi sembra che la Juventus sia una buona squadra. Solida, decisamente tosta. Solida e con grandi alternative, con grandi risorse. Poi è la volta del Livorno, battuto per 2-0 prima del pareggio di Marassi. Trezeguet colpisce ancora, Iaquinta è bomber affidabile, Marchisio è una garanzia. Dell'iniziale quartetto di testa solo la Sampdoria riesce a tenere il passo delle prime. La Sampdoria colpisce con Mannini, liberato al tiro dal solito Cassano. 6 punti in 3 gare significano secondo posto a una sola lunghezza dalla vetta. Non solo Pazzini e Cassano. In vetrina il nuovo arrivato Daniele Mannini e lo svizzero Padalino, sorprendente uomo gol. La grandinata continua all'inizio della ripresa. Cassano e Kissen costringe Curcio a una respinta difettosa e Padalino, appena entrato, sigilla l'incontro. Rallenta il Genoa dopo il rotondo 4-1 al Napoli alla 3ª giornata. Prima la sconfitta con il Chievo di Pellissier, quindi il 2-2 casalingo con la Juve allontanano il grifone rossoblu dal primo posto. Frana la Lazio, 1 punto in 3 partite con 2 sconfitte casalinghe. Addio sogni di gloria e l'ambiente biancazzurro prende fuoco. È una netta involuzione, in quest'ultimo mese non ha mai vinto e allora ci si chiede anche, ma i due giocatori, Ledesma e Pandev, è davvero il caso di lasciarli sempre così fuori, non prenderli in considerazione anche in un momento in cui non è disponibile Rocchi? Cori contro il presidente Lotito nel corso della partita, è tutto dallo Stadio Olimpico. Proprio mentre dall'altra parte il cambio di panchina scuote i giallorossi. Vittoria a Siena, 3-1 alla Fiorentina e scoppiettante 3-3 con il Palermo. Siamo al 42esimo, va Totti, conclusione potente ed è il gol che chiude in pratica la partita. Francesco Totti ha preso in mano la squadra, la paura sembra passata. Ai ragazzi ho chiesto la prestazione, dico poi accettiamo tutti i risultati. Hanno visto che lottando fino all'ultimo secondo la prestazione ti porta anche al risultato. La Fiorentina si mantiene in scia. Prandelli conta sul solito Gilardino e sul talento di Jovetic. Vargas è perfetta, la sua pennellata per Gilardino. Sorprendente il neopromosso Parma di Guidolin che batte il Palermo di Zenga e poi va a vincere a Roma contro la Lazio. Delude il Milan, ancora frastornato dalla dura sconfitta nel derby. Dopo 5 giornate a metà classifica, in piena crisi di identità. Leonardo, arriverà a mangiare il panettone? Un passo avanti o indietro rispetto a domenica scorsa? No, sicuramente non possiamo parlare di una prestazione brillante, ma credo che cose positive che purtroppo un po' bruciate da questa sconfitta.
Tra le grandi chi sta peggio è il Napoli. 10 gol subiti nelle prime 5 gare, 4 punti in classifica, terz'ultimo posto. Brividi al San Paolo e panchina di Donadoni che traballa. Questa squadra non ti assomiglia ancora, possiamo dirlo. Tu sei stato un giocatore di grande tecnica ma anche di grande temperamento. Come mai non riesci ancora a trasmettere tutto a questi ragazzi? Non è che si possa trasmettere. Certe qualità o certe cose si hanno, poi dopo bisogna riuscire a farle esaltare, indubbiamente. Dobbiamo guardarci un attimino in fretta e vedere di cambiare rotta, perché questo è assolutamente un andamento e un atteggiamento che non piace a nessuno, quindi se poi subiamo delle critiche è più che legittimo. Chi invece finisce la sua corsa è Angelo Gregucci, tecnico dell'Atalanta. 4 sconfitte in altrettante giornate. Al suo posto Antonio Conte, che al debutto conquista il primo punto stagionale. Ultimo weekend di settembre, in programma la 6ª giornata, c'è lo scontro diretto tra Sampdoria e Inter a Marassi. Partita da tripla. Ne potrebbe approfittare la Juventus, che ospita il deludente Bologna di Papadopoulo. Da seguire anche Livorno-Fiorentina e Udinese-Genoa. Calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Saxa Rubra di Radio 1 Rai. 6ª giornata del campionato di Serie A con una sola squadra tuttora imbattuta, la Juventus. Divideva il privilegio ma anche il merito con l'Inter, che però ieri sera a Genova, nell'anticipo del sabato, è stata battuta dalla Sampdoria. Ma non dite lo special, o anche il friulano dalla R Moscia la sua bestia nera, altrimenti Mourinho, nero, lo diventa sul serio. Sì, è la mia bestia nera, sai perché? Perché io sono stato campione d'Europa con Porto e lui mi ha cambiato. E 15 giorni dopo l'ho esonerato. È la mia bestia nera, vede bene. Ricordiamo anche l'esito del secondo anticipo del sabato con la vittoria della Fiorentina a Livorno per 1-0. Abbiamo dunque i finali di tutti i primi tempi per quanto riguarda le partite della Serie A. Le squadre sono già al riposo dopo un minuto di recupero. Parma 0, Cagliari 1 per il gol di Geda al nono minuto, la linea Napoli. Siamo al 45esimo a Napoli, 0-0 linea Roma. 45 minuti e 30 secondi, partita assolutamente deludente, risultato di 0-0 tra Lazio e Palermo, linea Catania. Primo tempo che si chiude al Massimino, Catania 1, Roma 0 e la linea Verona. Primo tempo finito anche qui a Verona, dopo un minuto di recupero, Chievo 0, Atalanta 0, studio. Torino. La Juventus in vantaggio per 1-0, la rete al 24esimo da Trezeguet. Udine. A Udine finita la prima frazione, squadre negli spogliatoi, la situazione Udinese 0, Genoa 0. Alle 16 e pochi secondi possiamo quindi riprendere con il calcio per le cronache dei secondi tempi. Terza sostituzione nelle file della Roma, è entrato in campo Cerci al posto di Brighi. Poco fa Catania. Napoli in vantaggio, ha segnato Amsic al 4 minuto di gioco nella ripresa. Napoli 1, Siena 0. Siamo al 17esimo, Chievo 0, Atalanta 0. Il pareggio di Maccarone, su azione personale. Napoli 1, Siena 1. Attenzione, il raddoppio del Cagliari a Parma con il gol dell'ex De Sera al 13esimo minuto. Rigore per il Napoli, fallo di mani sul cross di Quagliarella per Lavezzi. Cagliari sempre in vantaggio per 2-0, torniamo a Napoli. Tuttora sembra pronto, Amsic contro Cucci, parata, respinta e ancora Amsic riprende la respinta da parte di Cucci e mette a segno il gol del vantaggio del Napoli. Scusami, il gol dell'Atalanta al 27esimo minuto, tiri Bocchi, quindi Chievo 0, Atalanta 1. Grande gol del Palermo dal limite, il tiro di Cavani. Il pareggio del Chievo al 32esimo, Pellissier. Attenzione, ha segnato l'Udinese in gol Totò Di Natale. Attenzione, ha pareggiato la Lazio con Zarate sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mischione nell'area del Palermo, pallone capitato sul piede sinistro di Zarate. Attenzione, ha raddoppiato l'Udinese con Pepe. Il pareggio della Roma, pareggiato De Rossi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Catania 1, Roma 1, 47esimo. Torino. L'arbitro ferma il gioco e assegna un calcio di punizione in favore della formazione bolognese. Prontamente battuto, palla all'altezza del vertice, parte il cross in area e la rete. Sigla al volo Osvaldo, Ada Hilton, la rete del pareggio bolognese. Un tiro al volo che ha incrociato, nulla ha potuto fare questa volta Buffon e dunque proprio nel finale il pareggio del Bologna. E stasera nel posticipo delle 20:45 Milan-Bari.
Ventura vuole il colpaccio, Oddo rileva Ronaldinho, Leonardo cerca di leggere il momento della squadra che è sempre molto particolare. Ancora Barreto e poi Meggiorini prova a piazzare il pallone, traversone di Andrea Pirlo, pallone che scende in area, sbuca Abate, poi c'è l'Angella per Barreto, siamo al 46esimo, ultima opportunità per il Milan, Pirlo prova i riflessi di Gillet, finisce qui, finisce tra i fischi, ma Barton si sarà lustrato occhi e dollari. Questo Bari è stato fantastico, anche se ha sprecato davvero una grandissima occasione per superare un Milan piuttosto involuto, retto dai soliti noti che si battono ancora, ma 3 gol in 6 partite sono veramente pochi per un irriconoscibile Milan. Sampdoria in testa con 15 punti. Quest'estate io ho detto può essere la rivelazione proprio la Sampdoria, perché a differenza degli anni in cui c'ero io anche a livello di mercato, quest'anno hanno preso 5 giocatori di categoria di conclamata esperienza in Serie A. È la Sampdoria a vincere la tappa e a conquistare il primato solitario dopo i primi 6 turni. Ma il sogno dura poco. Nelle 5 giornate successive la squadra di Del Neri perde terreno. Una sola vittoria contro il Bologna, in mezzo a 3 pareggi e una pesante batosta contro la Juventus. L'Inter invece vola. Lo stop con i blucerchiati mette le ali agli uomini di Mourinho, che dalla 7ª all'11ª giornata le vincono tutte. Quando noi giochiamo con la mentalità giusto, diciamo, una squadra molto difficile da battere. Nonostante le assenze, l'Inter ha condotto la gara senza problemi. La media gol è stratosferica, più di 3 reti a gara. Vanno a segno anche i centrocampisti e i difensori, non solo gli attaccanti. E Stankovic centra il bersaglio da oltre 50 metri. Cooperativa Inter abbiamo titolato, Salvatore. 16 gol, 10 giocatori diversi. Magari che non ha caratteristiche di saltare l'uomo, ma tutti i giocatori che possono segnare. Per i nerazzurri primato solitario, il vantaggio sulle seconde sale a 7 punti, il Milan terzo è a meno 9. A novembre il campionato pare già aver ritrovato il solito padrone nerazzurro. La Juventus è seconda ma non brilla, con Del Piero out e Diego in ombra. Il gioco dei bianconeri non decolla. La Juventus sente parlare di crisi. Per ora crisetta, ma pur sempre tale. E se vale il detto che 3 indizi facciano una prova, in casa bianconera ce ne sono e come. Rendimento altalenante, tra sconfitte interne e vittorie roboanti. Il lancio di Grosso stacca da solo Trezeguet, 5-1. Ottimo il break del Milan. Ronaldinho si risveglia e regala colpi decisivi. Alessandro Nesta si traveste da centravanti. Quello che accade ormai in chiusura di gara è quasi incredibile. La doppietta di Alessandro Nesta di testa ed è il secondo gol del difensore del Milan, come fosse un romanzo veramente d'altri tempi nel calcio. Pato non delude e si rivede anche Pippo Inzaghi, che non stecca mai. Dopo 11 turni, Leonardo vede svanire le ombre sul suo futuro. Rinascimento Leonardo! Beh, se lo merita, dico. Dopo Milan-Atalanta il pareggio, quindi sono venute 4 partite, Milan, come ricordava dei capitani, ha fatto 10 punti su 12. E quelli, gli unici 2 punti che ha perso quando tu eri a Napoli, Napoli sì, no, ma però ho trovato dopo Madrid, cioè già con la Roma. Con la Roma è stata fortunata la squadra, sì. Il Milan è stato fortunato. Il rigore che non però è stato a Madrid Roma, ha dato eccetera. Una dimostrazione di saggezza, di saper stare in campo nei grandi stadi. Quindi gli ha dato quella spinta in più che poi l'ha fatta diventare un Milan vincente, da che era un Milan perdente, diciamolo. Momento no per la Fiorentina di Prandelli, che torna alla vittoria soltanto all'11ª giornata dopo 2 pareggi e 2 sconfitte. Il Genoa tira fuori le unghie. Lo 0-5 casalingo con l'Inter è una batosta. La reazione c'è. Palladino segna anche di tacco, ma la vetta è ormai lontanissima. Edinson Cavani regala sorrisi al Palermo. Matri fa altrettanto con il Cagliari. Floro Flores segna per l'Udinese. La cura Conte fa bene all'Atalanta. Il Bologna si scuote con Osvaldo, ma dopo 8 giornate esonera Papadopoulo per sostituirlo con Colomba. Anche il Livorno tenta la carta del cambio tecnico, il prescelto è Serse Cosmi. Area di rivoluzioni in casa Napoli, dopo 7 giornate Donadoni viene esonerato. Fatale il 2-1 con la Roma, De Laurentiis si affida a Walter Mazzarri.
La scossa è efficace. Secondo successo consecutivo con Mazzarri in panchina, di nuovo la firma di maggio. Sabato 31 ottobre, anticipo della undicesima giornata. Juventus e Napoli, bianconeri per accorciare rispetto all'Inter capolista, azzurri per affacciarsi a quella zona della classifica che vorrebbe poter dire nella prossima stagione giocare una competizione europea. Una partita chiave per le sorti napoletane. Una gara che vede l'esplosione del talento di Marek Hamšík. I napoletani hanno coniato per lui un soprannome fantastico. Lo chiamano Mare Chiaro, il nome di battesimo che si apre verso il Golfo di Napoli. Chiaro come l'azzurro del mare, chiaro come il talento di questo centrocampista alla terza stagione sotto il Vesuvio. Ha 22 anni il campioncino slovacco, la cresta appena accennata e le guance che prendono fuoco appena lo sforzo agonistico si fa più deciso. Il suo Napoli è sotto di 2 gol a Torino. La partita sembra compromessa. Non è giusto, meritava il gol. Lo ha sfiorato Dennis, Aronica ha scaldato le mani a Buffon. E invece, ecco il colpo di testa di Trezeguet sul finire del primo tempo. E poi il raddoppio di Giovinco al 54esimo su regalo della difesa napoletana. Partita chiusa. Così pare, così spera il popolo bianconero, ma così non è per Mare Chiaro. Ha tanta rabbia in corpo. La scarica tutta sul piatto destro che al 59esimo riporta il Napoli in partita. Hamšík rete! Ha segnato il Napoli! Marek Hamšík! Cross dalla sinistra, lui si libera dalla parte opposta e gonfia la rete di Buffon. L'esultanza rabbiosa trascina i tifosi partenopei saliti fino a Torino. Sente che il Napoli può passare. Va lui al 64esimo a battere un angolo dalla destra. È il prologo al pareggio, mischia in aria e Dato lo coglie l'attimo. Manca solo il sigillo finale. E a metterlo è ancora una volta lui, Marek Hamšík, numero 17. Classica incursione centrale da dietro. Stavolta sfrutta un errore della difesa bianconera. Il suo destro di prima intenzione non dà scampo a Buffon. Cambia il parziale all'Olimpico di Torino. Marek Hamšík ha portato in vantaggio il Napoli. Esplode la gioia di Mare Chiaro travolto dall'abbraccio dei compagni. Con la doppietta alla Juve sono già 7 i suoi gol in campionato. A Napoli se tolgono Hamšík scoppia la rivoluzione. È lui, il campione che fa la differenza. Ora più che mai trequartista alle spalle dell'unica punta centrale. Così lo vede Walter Mazzarri che lo mette a fianco di Lavezzi, dietro Dennis. Ha corsa e resistenza, tecnica e velocità. È letale con i suoi inserimenti da dietro senza palla. Il Napoli conta molto sulle sue giocate e sui suoi gol. Alla fine della stagione saranno 12, uno in più di Quagliarella, 4 più di Lavezzi. Lo slovacco ritocca così il suo record di marcature stagionali in Serie A. Un ruolino eccezionale per chi in mezzo al campo fa anche altre 1000 cose. E ha solo 22 anni. Hamšík è il mio erede, è il giocatore che per caratteristiche e modo di giocare più si avvicina a me. Trascinato da Hamšík e con la guida sicura e decisa di Mazzarri, il Napoli torna protagonista, proprio mentre la corsa a scudetto entra nella sua fase calda. L'Inter gestisce il vantaggio, la Roma gli mette paura. Stacca Vucinic su Lucio, parabola che è davvero velenosa. Ma il solito Eto'o scaccia ogni timore. Thiago Motta, l'assist per Eto'o ed è il gol dell'1-1. Non si ferma la macchina nerazzurra. Quando non basta la classe, ecco i muscoli e le vittorie possono arrivare anche nei minuti finali. Frey questa volta non può nulla e l'Inter è in vantaggio. La Juventus dà l'impressione di aver trovato la via giusta. Camoranesi è il protagonista del 5-2 all'Atalanta. In questo momento, autentico trascinatore e regista della squadra. L'ultimo gol bianconero è di David Trezeguet. È il numero 167, record di Sivori eguagliato. Fabio Grosso è il match winner contro l'Udinese. Poi c'è il tonfo di Cagliari e le nuvole tornano a farsi minacciose. La faccia di Ferrara, direzione spogliatoio, è la conseguenza di quanto fatto, o meglio non fatto, dai suoi nella prima parte. Ci doveva essere una prestazione diversa, anche se diciamo qualche occasione la Juve l'ha avuta. Però è una squadra che ha tanti problemi in diverse zone del campo. La Sampdoria crolla.
I tre gol presi nel derby della Lanterna la ricacciano a metà classifica. Sorride il popolo rossoblù per la trionfale impresa e per l'aggancio ai cugini blucerchiati ormai prossimi. Gasperini batte Del Neri, Palladino batte Cassano e Genoa batte Sampdoria 3-0. Nel Milan Thiago Silva segna il suo primo gol in rossonero e l'olandese Huntelaar con una doppietta nel recupero stende il Catania. La palla che arriva a Huntelaar si gira, prova il pallonetto, lo calibra benissimo e quello che non t'aspetti accade, esulta anche Adriano Galliani. Di Vaio e Crespo confermano che il gol non ha età. Siamo veramente contenti perché ci tenevamo, abbiamo iniziato questa striscia di partite non in maniera positiva. E poi abbiamo finito alla grande, mettendoci a correre anche in Europa e anche in campionato, quindi siamo contentissimi. Bojinov e Lanzafame regalano punti preziosi al Parma. I ragazzi di Guidolin sono la rivelazione della stagione, e lo sono, con pieno merito. Totti e Vucinic spingono la Roma fuori dalla crisi. Così Totti segna il terzo gol, stavolta con un sinistro capolavoro. Abbiamo titolato Rischi a Totti, perché, voglio dire, c'era qualche perplessità. Stava bene, non stava bene, rientrava. Tre gol, un mese e mezzo, quando si dice non è in condizione un giocatore appena rientrato, è che la differenza la fanno i campioni. Applausi per la rovesciata gol di Abbruscato contro il Palermo. Gol importantissimo e Chievo, che in classifica, scavalca proprio il Palermo. Delusione per Delio Rossi, appena subentrato a Zenga sulla panchina dei Rosanero. Anche il Siena, ultimo, sceglie la strada del cambio dell'allenatore. Via Giampaolo, dentro Marco Baroni. Mister della primavera. E poi, dalla 14ª giornata, spazio per Alberto Malesani. Si arriva alla vigilia della 15ª giornata. A Torino è in scena il derby d'Italia. L'Inter è a più 7 dalla Juventus, nel frattempo sorpassata anche dal Milan. Ciro Ferrara si gioca un bel pezzo di futuro. I nerazzurri non perdono da 8 turni. Nella Juve è annunciato l'impiego di Del Piero dal primo minuto. Il calendario si completa con Milan-Sampdoria, Genoa-Parma e Roma-Lazio, derby ad altissima tensione. Una giornata tutta da seguire che potrebbe regalare risultati clamorosi. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Saxa Rubra di Radio 1 Rai. 15ª giornata del campionato di Serie A. I due anticipi di ieri sono serviti a dare una collocazione ben precisa all'1-2-3 di quello che potremmo definire l'attuale podio del campionato. A rendere meno pesanti i distacchi fra le une e le altre hanno contribuito il successo della Juve sull'Inter per 2-1 e la netta affermazione del Milan sulla Sampdoria col punteggio di 3-0. Cosa importante è cercare di mantenere un livello di gioco, mantenere questo spirito e dopo i conti si fanno sempre alla fine. La Juventus deve essere quella di ieri, perché soltanto così possiamo puntare ad andare sempre più avanti in Champions League e lottare per lo scudetto fino alla fine. Abbiamo dunque i finali di tutti i primi tempi. Finisce proprio in questo momento e senza recupero il primo tempo. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di parità. Genoa 1, Parma 1, le reti di Palacio e di Biabiani. A Bologna squadre che stanno raggiungendo il tunnel che porta agli spogliatoi. La situazione dice Bologna 1, Udinese 1, Palermo. A Palermo squadra già negli spogliatoi, il parziale del primo tempo, Palermo 0, Cagliari 1 al 24esimo, il gol di Matri, Siena. Squadre al riposo, ricordiamo il parziale, Catania 1, Siena 0 per il gol di Martinez al 14esimo minuto nel finale, occasionissima sciupata da Ghezzal di testa, solissimo, ha spedito alto. A Firenze è finito il primo tempo, Fiorentina 1, Atalanta 0, marcatore al 26esimo minuto, Vargas. Napoli. A Napoli anche si è conclusa la prima frazione di gioco, Napoli 0, Bari 0, Livorno. Livorno 0, Chievo Verona 1 alla fine del primo tempo, decide finora il gol di Rigoni all'11esimo, Livorno in 10 uomini per l'espulsione di Lucarelli per proteste al 24esimo, linea allo studio. Alle 16, 0 minuti e 40 secondi, comincia la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto. Barreto gol, Bari in vantaggio qui al San Paolo, al quarto minuto della ripresa, a te la linea. Qui situazione invariata, Fiorentina sempre in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta, Atalanta che non riesce. Il pareggio di Quagliarella, colpo di testa ed è 1-1 al San Paolo fra Napoli e Bari al nono della ripresa. Il pareggio del Palermo, gran conclusione di Budan, 1-1. Genova. Abbiamo raggiunto il 13esimo, ricordiamo 1-1, Parmenari, abbiamo il tiro, la rete,
il Parma è in vantaggio al 14esimo minuto di gioco. Biabiani, ancora lui, l'uomo che aveva realizzato il gol del pari al 36esimo del primo tempo. Siamo giunti al 19esimo minuto della seconda frazione, Fiorentina 1 Atalanta 0, linea Napoli. Attacca il Bari, il colpo di testa, il gol dopo la prima respinta da parte di De Santis, dovrebbe essere stato il difensore Ranocchia, se non andiamo errati, a ribadire in rete. So che stai per darmi la linea, calcio di rigore a favore del Bologna. Interviene Palermo, il vantaggio del Palermo di testa, il danese Kiar, dunque al 19:30 Palermo 2, Cagliari 1. La rincorsa di Di Vaio, il tiro, la rete, il Bologna torna in vantaggio, 20esimo esatto nel corso della ripresa, la nuova situazione al Dall'Ara, Bologna 2, Udinese 1. Genova adesso attacca a testa bassa, Minoletto poi cerca l'1-2, il tiro di Palladino, la rete, il pareggio da parte del Genova, un tiro micidiale dal limite dell'area di rigore, a fil di palo, e nulla ha potuto Mirante questa volta, che per tre volte si era opposto ai tiri del numero 10 del Genoa. Il pareggio del Napoli, il nuovo pareggio del Napoli, vediamo il giocatore che l'ha realizzato, il colpo di testa dovrebbe essere stato Di Maggio al 27esimo. Dicevamo, è un Genoa che spinge in profondità, ma adesso è fermato da un intervento arbitrale, forse un fallo di mano, sta di fatto che il gioco viene interrotto dall'arbitro. Quagliarella, gol, contropiede del Napoli in vantaggio al 44esimo con Quagliarella. Napoli 3, Bari 2. Attenzione, ha raddoppiato la Fiorentina esattamente al 44esimo minuto, Alberto Gilardino. Stasera poi il grande finale di giornata con le derby della capitale. Derby numero 165. Nella ripresa Brighe per Menese, Foggia per Matusalem. 15esimo minuto, Zarate anticipa così Burdisso, vola via verso la porta difesa da Giulio Sergio. C'è anche Juan, poi cerca il dribbling stretto, trova lo spazio, palo, arriva Mauri, ma osservate la prodezza di Giulio Sergio sulla conclusione di Mauri. Davvero bravissimo il portiere brasiliano nel rialzarsi e deviare in calcio d'angolo. Poi siamo al 33esimo, osservate questa azione. Cassetti ferma così Kolarov, può partire la Roma. La palla si mantiene bassa e tutta velocità. Totti sulla sinistra in direzione di Risa e accompagnano un'azione anche Vucinic, lo stesso Cassetti. Poi arriva Brighi, il tocco di Perrotta, la palla ancora per Vucinic, si piazza la difesa della Lazio, ma c'è Cassetti solo ed è il gol dell'1-0, il primo gol in campionato per Marco Cassetti. La Roma va a Corcia in zona Champions dopo la terza vittoria consecutiva. Dunque, con questo risultato vediamo qual è la classifica dopo la 15esima giornata. L'Inter a 35, Milan a 31 e Juventus a 30 punti. Vince la Juventus, dunque, trascinata dai suoi giovani campioni Chiellini e Marchisio. Vince anche il Milan, che si porta a meno 4 dall'Inter. Il campionato si scuote. Ci mette del suo anche il meteo, che travolge il calendario e rende ancora più incerta la corsa a scudetto. L'Inter accusa il colpo. Alla fine del girone d'andata è suo il titolo di campione d'inverno, ma il motore nerazzurro appare meno brillante. Lo conferma la soffertissima vittoria casalinga contro il Siena. Presa a pallonate contro ogni pronostico per 87 minuti dall'ultima squadra della classifica di Serie A, l'ottimo Siena di Alberto Malesani, la peggiore Inter di tutta la stagione ha saputo passare dalla clamorosa sconfitta alla vittoria negli ultimi 3 minuti di gara grazie a un colpo di coda micidiale firmato da Sneijder e da Samuel, inventato centravanti da José Mourinho. Momenti di vera paura per Christian Kivu. L'impatto con Pellissier è tremendo. Per lui c'è la frattura del cranio. Siete collegati con l'ospedale maggiore Borgo Trento di Verona, che è qui alle mie spalle. Kivu si trova nel reparto di terapia intensiva del padiglione di neurochirurgia. È stato sotto osservazione dopo l'intervento chirurgico. L'intervento, come diciamo, è riuscito perfettamente. Il paziente deve rimanere chiaramente sotto osservazione a scopo precauzionale, si pensa per qualche giorno. Bisogna dire che Kivu ha ricevuto anche la visita della moglie, è sempre stato cosciente, di tutti i compagni dell'Inter prima dell'intervento. Questo naturalmente gli ha fatto molto piacere, ma soprattutto è servito a rassicurare tutti i compagni dell'Inter e anche Mourinho. Al giro di boa il Milan è secondo con una partita da recuperare. 28esimo, angolo di Pirlo, perdono la marcatura di Nesta, i giocatori bianconeri e il Milan va in vantaggio. I rossoneri di Leonardo a suon di gol non mollano, ma i punti di distacco sono 8. Tra 15 giorni il derby,
Sì, no, abbiamo ancora delle partite prima, quindi pensiamo prima a queste e poi vedremo cosa succederà. La Juventus non va. 13 le lunghezze dalla vetta, fuori da ogni gioco già a metà campionato. Sconfitte in serie, due in casa contro Catania e Milan. Il popolo juventino è deluso. Gli striscioni uno dopo l'altro, con la classifica delle responsabilità che mette al primo posto senza equivoci società e dirigenti. Vacanze confermate, comunque non ci saranno provvedimenti da parte della società, i giocatori da stasera sono in vacanza. Da stasera non cambiamo niente, poi vediamo con sarà il rientro, andremo a dimostrare anche a loro che la Juventus con il suo blasone deve avere un risultato diverso, quindi meritare di più. La società è confusa e richiama Roberto Bettega, che torna dopo lo scandalo Calciopoli. A lui la dirigenza chiede un aiuto tecnico. Il Napoli chiude il girone d'andata al terzo posto insieme ai bianconeri. La nottata è passata, con Mazzarri in panchina la squadra ha ritrovato equilibrio e fiducia e soprattutto risultati. Quagliarella in imperioso e antico contropiede per sigillare il risultato. Quagliarella è un buon profeta in patria. Lavezzi è un giocatore di altissimi livelli, Amsic è il faro che illumina il gioco. Riemerge anche la Roma. Le titubanze di inizio stagione sono dimenticate. Burdisso, oltre che difensore insuperabile, segna gol decisivi. L'uomo davvero in più quest'anno in certi momenti cruciali della Roma. Come Daniele De Rossi, campione ritrovato. Fiorentina e Palermo sono stabili in zona Europa League. Per Cavani, sesto gol in campionato e centesima in Italia con la maglia del Palermo. Genoa e Sampdoria sono ormai risucchiate verso il basso. Stupisce il Parma. Al Tardini si torna a respirare l'aria buona dei tempi lontani. Il Chievo resiste. Il Bari è protagonista di un ottimo girone d'andata. Il brasiliano Barreto è l'uomo in più. Barreto realizza il terzo gol consecutivo, 5 in totale. All'Udinese non bastano i gol di Totò Di Natale e Pasquale Marino viene esonerato. Lo sostituisce De Biasi. Aria pesante per il Bologna. A Bergamo finisce l'effetto Conte e la società lo avvicenda con Bortolo Mutti, dopo l'interregno di Walter Bonacina. Crisi nera anche per il Catania, via Azzolo. Per le speranze e salvezza, i siciliani si affidano a Sinisa Mihalovic. Il 17 gennaio 2010 prende il via il girone di ritorno. Nel frattempo si è aperta la sessione invernale del mercato, molti movimenti. Tra i più importanti c'è il passaggio di Pandeb all'Inter, mentre Suazo si trasferisce al Genoa. Crespo va al Parma. Al Milan, oltre al ritorno di Beckham, si registra l'ingaggio dell'ex interista Mancini. Luca Toni va a rafforzare il reparto avanzato della Roma. La Juve punta su Antonio Candreva. Al Catania arriva Maxi Lopez. L'Inter procede. Goran Pandev si presenta subito con due gol in due partite. Il secondo lo realizza nel derby e caccia il Milan a meno 9. Calcio di punizione di Pandev, 20esimo. Dida sorpreso. Ti senti deluso? Noti un passo indietro, un regresso, un'involuzione del Milan in questa partita? Stasera sì, grande Inter, Milan un po' piccolino. Oltretutto ha buttato via qualcosa che nelle ultime partite non buttava via. E inoltre mi sembra che Leonardo, c'era l'Inter davanti, non ha azzardato i cinque attaccanti. Campionato chiuso? In molti dicono di sì. Non lo pensa la Roma, che continua a fare risultato. E per la prima volta in giallorosso la mano dell'ex centravanti del Bayern ruota intorno all'orecchio. Totti esulta in tribuna sognando una coppia mondiale. 6 punti nelle prime 2 giornate di ritorno e subito Toni gol. I giallorossi ci sono, ma l'Inter è a più 11. Anche il Napoli non molla. Cristian Maggio è protagonista di un campionato super. I partenopei sono stabili alla 4ª posizione. È quarto, è no, in no, piena no. Zona cielo. Non manca niente, secondo me. No, non manca niente perché in emergenza. Noi non dobbiamo mai dimenticare che questa squadra oggi era in emergenza totale. Guardate che gol Maggio, non scusa. Solo davanti. Caspita. Ma ormai c'è un gruppo, c'è una squadra, c'è una sintonia. L'abbiamo detto tante volte, però anche le mosse tattiche di Mazzarri. Ottima la partenza del Palermo, che mette in vetrina il gioiello Abel Hernandez. Bene anche il Chievo di Antonio Di Carlo e la Samp dell'outsider Semioli. Jimenez spinge il Bologna. Palacio è la piacevole sorpresa del Genoa, protagonista fin qui di un'ottima stagione. E la Juventus? I bianconeri sono in piena crisi. 2 sconfitte consecutive con Chievo e Roma. La classifica è compromessa. Con la brillantezza della Roma, del Napoli, del Palermo, con una Fiorentina che può riprendersi, ma il posto della Champions League è in forte pericolo. Siamo all'ultimo ciro?
l'ambiente bianco-nero è carico. Ultimamente siamo troppo delusi, sia dai giocatori in campo che una società incompetente. Morto Agnelli, è finito tutto. Già dalla scomparsa, diciamo, della famiglia. Rabbia che, non potendo trovare parole che sappiano di futuro, piega nella nostalgia di un passato che non può tornare. Ciro Ferrara è sollevato dall'incarico. Un tempo la Juventus non cambiava allenatore nel corso della stagione. Per arrivare a tanto dovevano verificarsi eventi straordinari. Dopo Calciopoli molto è cambiato. Ciro Ferrara era a sua volta subentrato sul finale dello scorso campionato a Claudio Ranieri. Una decisione discutibile, assunta dal presidente Cobolli Gigli e dall'amministratore delegato Jean-Claude Blanc, ma ispirata da Marcello Lippi, l'attuale CT della Nazionale, futuro dirigente bianconero, secondo i rumors. In estate erano stati spesi fior di milioni per rinforzare la rosa. La conferma di Ciro Ferrara sulla panchina è stata una scelta ragionata. Si pensava al tecnico giovane e vincente sull'onda del guardiolismo di stampo spagnolo e invece si è verificato un flop. Non solo per responsabilità del tecnico, va detto. La squadra non risponde, non ha identità né personalità. La Juventus alla 21esima giornata ha collezionato 33 punti, 16 meno dell'Inter. Fuori dai giochi, compresi quelli europei della Champions League. Diego e Felipe Melo deludono e irritano i tifosi. Fabio Cannavaro è l'ombra del campione del mondo che fu. Anche la vecchia guardia non aiuta. In più ci si mettono gli infortuni che complicano ancora di più la vita del giovane mister bianconero. I piani di Blanc saltano. A dicembre rientra in società Roberto Bettega. Per lui una doverosa riabilitazione dopo lo tsunami del 2006. Ma anche il chiaro segnale che occorre un vero uomo di campo che sappia di calcio. Per me il calcio è la Juve. Non vedo, non so e non conosco altre alternative. La situazione è seria. La panchina di Ferrara è sempre più traballante. Tu che clima percepisci? Avrai sentito qualcuno in società fra ieri e oggi? Su. È ovviamente di sconforto. Molto amaro e molto... Secondo me è anche molto incerto, perché in realtà effettivamente quello che stupisce di più, soprattutto in una società come la Juventus, è questo silenzio assordante. L'esonero alla fine giunge inevitabile. Trovare il successore non è semplice. Occorre un traghettatore, un uomo capace di portare a compimento la stagione, possibilmente risollevando morale e classifica. Un profilo del nuovo allenatore nel servizio di Aurelio Capaldi. La giornata più lunga della storia della Juve inizia in realtà al fischio finale della partita con l'Inter, e in quel momento che il cambio diviene inevitabile. Nella notte gli ultimi contatti febbrili tra la proprietà, la dirigenza e Alberto Zaccheroni, che brucia sul filo di lana Claudio Gentile in virtù della sua maggiore esperienza in panchina e probabilmente in un albergo cittadino, che Alberto Zaccheroni mette la firma sul contratto che fino a giugno lo farà sedere sulla panchina bianconera. Alle 13:30 il comunicato ufficiale della società. Alle 14, a bordo della macchina di Roberto Bettega, l'arrivo a Vinovo. Un'ora dopo, il primo allenamento con la Juve. La conferenza stampa di presentazione di Alberto Zaccheroni è tuttora in corso. Il 41esimo allenatore in 112 anni del club bianconero, il quinto della gestione Blanc, che nel presentare Zaccheroni ha detto: è una decisione maturata negli ultimi giorni, anche dopo la sconfitta di ieri sera a San Siro in casa dell'Inter. Gli errori, ha ribadito Blanc, non sono esclusivamente di Ciro Ferrara. Sintetizzo dalla conferenza stampa: sono qui perché mi piacciono le sfide, non mi piace invece la parola traghettatore. Io ho un contratto con opzione fino a 30 di giugno, ma mi piace mettere in difficoltà i miei dirigenti. La prima impressione, guardando al romagnolo Zac, è il profondo senso di solitudine che trasmette, lo stesso isolamento che aveva accompagnato Ciro Ferrara, responsabile di parecchi pasticci tattici, ma anche abbandonato in fretta al suo ineluttabile destino. Dopo il clamoroso cambio di panchina, la Juventus è l'osservata speciale. Alberto Zaccheroni ha un compito difficile,
La prima vittoria arriva soltanto alla sua terza partita. Noi abbiamo titolato tre punti di paura perché la Juve ha preso questi tre punti. Teo era quelli che cercava, poi i primi tre punti della gestione Zaccheroni. 3-2 casalingo al Genoa, doppietta di Alex Del Piero. Rapido scambio e tacco con Diego, gol per la gioia anche della signora Sonia in tribuna. La domenica successiva c'è la vittoria a Bologna, rete decisiva di Candreva. Una buona boccata d'ossigeno per la vecchia signora, ma l'Inter è lontanissima. I nerazzurri mantengono saldo il comando della classifica, ma riducono la velocità di crociera. Solo una vittoria e tre pareggi per gli uomini di Mourinho. Il tecnico portoghese non è contento e si lascia andare anche a clamorose proteste. C'è un nervosismo che è incomprensibile, è eccessivo, perché l'Inter è la più forte del campionato, sta dominando il campionato, ha addirittura... In affanno dovrebbe essere chi insegue, non l'Inter. La Roma nel frattempo riduce lo svantaggio. Claudio Ranieri non si espone, ma la sua squadra sta navigando benissimo. José Mourinho in tempi non sospetti aveva puntato sulla Roma, riconoscendone una qualità di organico superiore alle altre avversarie. Ma organico a parte, il felice momento giallorosso porta proprio la firma del suo tecnico. Ieri a Firenze, tirando fuori nella ripresa Totti e inserendo prima Batista, poi Menez, ha dimostrato il coraggio del vincente, che deve saper osare proprio nei momenti più difficili. Bella, fortunata, cinica sono gli aggettivi che circolano di più sulla Roma. Se lei ne dovesse scegliere uno... Bella e cinica. Dalla 22esima alla 25esima giornata fa bottino pieno, 12 punti. Il campionato avverte la scossa. Si riaprono i giochi? Ci sono al momento 5 punti, che sono il minimo davvero da tanto tempo in qua, tra la Roma e l'Inter, e il Milan ha sempre virtualmente la possibilità di tornare al secondo posto. Il Milan non sta a guardare. In attesa di recuperare la gara con la Fiorentina, cerca di mantenere viva ogni speranza. Gli dà una mano prima Huntelaar, uomo del match con l'Udinese, e poi Borriello, che spiana la strada per il 2-0 a Bari. Sinistro di Borriello su assist di Ronaldinho, e il Milan va in vantaggio al 42esimo minuto. Una vittoria con i viola porterebbe i rossoneri a 4 punti dall'Inter. Tante le emozioni in questo avvio del girone di ritorno. Maxi Lopez segna il suo primo gol in Serie A con la maglia del Catania. La sconfitta col Catania e il terz'ultimo posto solitario, peggior classifica stagionale, sembrano decretare il divorzio tra il tecnico Ravennate e il club di Lotito, che dalla notte scorsa è al lavoro per individuare il sostituto. Rete pesante che costa la panchina a Ballardini, a cui subentra Reia. Pazzini taglia il traguardo delle 50 reti contro l'Atalanta. Di Vaio espugna Livorno, mentre Daniele Conti apre la festa cagliaritana contro il Bari. Febbraio sta per finire, c'è tempo per il recupero tra Milan e Fiorentina. Vittoria dei rossoneri e altri 3 punti rosicchiati all'Inter. 26esima giornata, 2/3 del campionato stanno per andare in archivio. Nerazzurri primi con 55 punti, Milan 51 e Roma 50. I rossoneri approfittano del vento favorevole e superano l'Atalanta. E ancora il diavolo a colpire, ancora con la premiata ditta Ronaldinho Pato. 2-0. Doppietta di Pato e sigillo finale di Borriello. La Roma recrimina per il pareggio al 90esimo con il Napoli. Il 2-2 è di Hamsik su calcio di rigore. Così la palla finisce sulla mano di Mexès. Rigore lo trasforma Hamsik ed è 2-2. Un risultato che al Napoli sta stretto e che interrompe a quota 7 la serie di vittorie consecutive in campionato della Roma, che adesso è a 7 punti dall'Inter e a 3 dal Milan, suo prossimo avversario. L'Inter risponde a tono andando a vincere a Udine, dove nel frattempo è tornato Pasquale Marino. Al 46esimo i campioni d'Italia hanno trovato il terzo gol, ispirato ancora da Balotelli, sul cui splendido assist Milito ha segnato il 15esimo gol in campionato. Primato difeso. Questa è veramente una vittoria in rimonta, di grande carattere, ma Villa sottolineava anche la qualità di certe manovre come quella che ha portato al gol di Maicon. Sprofonda la Juventus, battuta in casa dal Palermo. È un buon momento per le siciliane. Il Catania strapazza il Bari per 4-0 e si stacca dai bassi fondi. La cura Mihalovic è efficace. Tiene botta anche il Bologna, che torna da Marassi con 3 punti pesantissimi. Eroe della giornata è il brasiliano Adailton, sua la doppietta decisiva che abbatte il Genoa. Siamo
a marzo il campionato vive la sua fase decisiva. L'Inter è in affanno. Gli impegni europei succhiano energie nerazzurri. Dopo lo 0-0 casalingo contro il Genoa, arriva il pesante 3-1 di Catania nell'anticipo della 28esima giornata. Maxi Lopez, Martinez e Mascara mettono la firma nell'impresa dei siciliani. Due giorni dopo il Milan affronta il Chievo. Non può fallire l'occasione, il popolo rossonero trema. Ancora il Chievo che insiste, la conclusione di Pinzi, la deviazione di Abbiati, Yepes mette dentro, la lente di Tombolini poi ci dirà se era buono o no il gol. Poi in pieno recupero Zeedorf fa esplodere San Siro. Supera un contrasto, inquadra la porta di Sorrentino ed è il gol dell'1-0. Il Milan va a meno 1 dall'Inter, la prodezza di Zeedorf non nuovo, assimili. Gesti tecnici. Una serata magica, diciamo così, a livello personale, ma specialmente a livello di squadra. Dopo una lunga, diciamo, percorso, siamo arrivati così vicino adesso alla vetta e questo deve essere un punto di partenza per noi, sapendo che l'Inter è a un punto. Dobbiamo continuare, abbiamo tutto a favore nostro per poter fino alla fine lottare per lo scudetto. Non c'è solo la sfida al vertice, il campionato regala anche tante altre emozioni. La Juventus ritrova Diego e vince a Firenze. A Marassi, intanto, c'è un festival di gol tra Genoa e Cagliari. 8 reti, 4 pali, difese allegra e numerose occasioni da gol. Sabato 20 marzo, Inter e Roma anticipano il turno numero 29. Ai nerazzurri non basta un rigore di Milito per avere la meglio sul Palermo. Per i padroni di casa pareggia Cavani. Un solo piccolissimo punto di vantaggio sul Milan e 4 sulla Roma che sabato sera l'attende allo Stadio Olimpico in uno scontro diretto più che mai decisivo. Fermata anche dall'ottimo Palermo di Veglio Rossi che ora può puntare per davvero al quarto posto e alla prossima Champions League, l'Inter vede ridotto ai minimi termini il suo vantaggio sulle grandi rivali scudetto. I giallorossi se la vedono con l'Udinese a caccia di punti salvezza. Ma la Roma ha una marcia in più. Un gruppo solido formato da gente che lavora seriamente. E un Mirko Vucinic stratosferico. Un momento davvero magico per Mirko Vucinic. Tripletta e 14 gol stagionali, 9 dei quali in campionato. Dedica la compagna in attesa del primo figlio e la Roma a 4 punti dall'Inter per la prima volta quest'anno. Toni ha centrato l'angolino basso con un lungo destro da 20 metri. Non sono bastati i centimetri di Handanovic per intercettare il pallone. 10 minuti dopo ecco il primo gioiello di Mirko Vucinic. Vucinic, rete! Piatto dal limite dell'area a cogliere l'angolo opposto dopo essersi liberato per il tiro. Roma 2, Udinese 0. L'attaccante montenegrino ha numeri di alta scuola e pause irritanti. Croce e delizia del popolo giallorosso. È alla quarta stagione alla Roma, pedina tattica fondamentale. Punta esterna in un attacco a tre, ma anche centravanti classico capace di far salire la squadra e di andare a bersaglio con conclusioni mai banali. I dubbi e le incertezze di inizio stagione sono svaniti. Claudio Ranieri ha saputo toccare le corde giuste. La squadra ha reagito, ma chi sembra garantire meglio di tutti il cambio di passo è proprio lui, Mirko Vucinic. Felice perché presto diventerà papà. Roma 7 bellezze. La settima vittoria consecutiva. Ma secondo me è ancora più importante perché è arrivata senza Toni, senza Totti, senza Pizarro. Pizarro e Pachino. Palla al piede è fortissimo, la tecnica è di prim'ordine, la personalità c'è, il carattere fumantino talvolta gli gioca brutti scherzi. L'Udinese nel frattempo ha pareggiato. È il solito di Natale che spezza i sogni giallorossi. Ma Vucinic non ci sta. Vuole vincerlo lui, il duello a distanza con il super bomber dei bianconeri. Passano appena 5 minuti dal momentaneo 2-2 quando Menes è atterrato in area di rigore. Sul dischetto va lui. Nessuna paura, nessun timore. Portiere da una parte, pallone dall'altra, la più classica delle esecuzioni. Così, come bere un bicchiere d'acqua. Ma non è finita. Occorre il sigillo finale, la rete che chiude la gara. Di Natale è sempre in agguato e la vittoria non deve sfuggire. Minuto 82. Menes con una magia si libera della marcatura e dalla destra crossa rasoterra e teso, leggermente arretrato. Vucinic è dalla parte opposta. Vucinic è solo, Vucinic è rete! Il suo è un colpo di biliardo.
c'è la perfezione del gesto tecnico, c'è la velenosità del tiro, c'è l'intelligenza della soluzione, c'è la giocata d'anticipo. L'Olimpico è una bolgia. La Roma batte l'Udinese. Mirko Vucinic realizza la prima tripletta con la maglia giallorossa. La rimonta prosegue. Il sogno continua. La dedica di questi tuoi gol recenti. La mia fidanzata che, con quale sta incinta e aspetto bimbo. Come si chiamerà? Non lo so, non abbiamo ancora pensato. Mirko è un genio. L'intesa con lui è nata immediatamente. Non lo vedi? Poi ti fa vincere la partita. Io mi metto al suo servizio e aspetto che mi possa dare la palla giusta. È fortissimo e giocare con quelli bravi è facile. Il popolo giallorosso ci crede. La Roma è in salute. È l'unica ad approfittare del mezzo passo falso dell'Inter. Alla vigilia di Milan-Napoli tutto, ma proprio tutto, sembrava spingere il diavolo verso una roboante vittoria. E invece la fuoriserie rossonera finisce fuori giri fallendo l'operazione sorpasso. Vediamo allora a questo punto la classifica. Inter 60, Milan 59, Roma 56. Il campionato si avvia verso la volata finale. Lo sguardo di tutti è rivolto a sabato 27 marzo 2010, turno numero 31. All'Olimpico è in programma lo scontro diretto. Tutto può succedere, con il Milan alla finestra, interessato spettatore. La tappa di avvicinamento del turno infrasettimanale in calendario il 24 marzo 2010 vede l'Inter vincere facile con il Livorno. La palla arriva a Pandev che pennella per Eto'o, splendida rovesciata del camerunense. Crolla il Milan, sconfitto al 90° a Parma. E San Siro nel finale esplode quando il tabellone luminoso annuncia il vantaggio del Parma sul Milan. La rete decisiva è di Bogino. L'Inter vince e riallunga a più 4 sul Milan, sconfitto all'ultimo minuto a Parma e raggiunto al secondo posto dalla Roma che passa a Bologna. E sabato proprio i giallorossi ospiteranno davanti al loro pubblico alle 18 l'Inter di Mourinho. Nel frattempo la Juventus è impicchiata. Ancora una sconfitta e sono 11 in campionato. Da tifoso, ha dichiarato John Elkann, sono amareggiato, deluso e arrabbiato per quello che stiamo vivendo. Manca grinta a tutti i livelli, non c'è dubbio che bisogna reagire per costruire una Juve più forte la prossima stagione. Genoa e Palermo pareggiano. Vittorie per Catania, Lazio e il brillante Bari di Mister Ventura. Vittoria meritata della squadra di Ventura. Secondo tempo di grande intensità, si è rivisto il Bari d'inizio stagione. Sampdoria inesistente nella ripresa, più incisivo il 4-4-2 pugliese. Nel duello tra i migliori interpreti di questo modulo, questa volta ha vinto Ventura su Del Neri. È tutto da Bari, linea Franco Lauro. Buonasera gentili ascoltatori dallo Stadio Olimpico di Roma, buonasera da Francesco Repice che grazie alla collaborazione tecnica di Stefano Cadini vi racconterà il primo degli anticipi della 31esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Roma-Inter, la partita. 90 minuti fondamentali per la corsa scudetto, ormai alle ultime curve. Apre De Rossi, rimedia Milito. Ha segnato il principe del Vernal, pareggio dell'Inter. Quindi arriva Luca Toni a siglare il gol vittoria. Luca Toni, la Roma ha raddoppiato. Vince la Roma e si riporta a ridosso dell'Inter. Solo un punto separa adesso le due rivali. Stiamo vivendo il campionato più incerto dal 2001-2002, perché a 7 giornate dalla fine non era così incerto, appunto, da quasi 9 anni. Ed è una cosa appassionante. Chi la vive male, tipo i tifosi dell'Inter che erano già un po' più tranquilli, chi la vive bene, come i tifosi della Roma. Il campionato è vivo. Il Milan pareggia con la Lazio e non riesce ad approfittare appieno della sconfitta dell'Inter. Mancano 7 partite, adesso avremo 7 settimane nel nostro caso, che questo secondo me è una cosa importante da considerare. Per quello, e siamo tutti lì, con tutte le valutazioni che possiamo fare, ci dividono 3 punti. La 31esima giornata vede anche la tripletta di Niccoli contro il Bologna, il ritorno alla vittoria della Juventus e il poker della Fiorentina che inguaia l'Udinese. Tutti i giochi sono ancora aperti, ogni giudizio è sospeso. 3 aprile 2010, vigilia di Pasqua, turno numero 32. Nulla di fatto nel duello a distanza tra Inter e Roma. Successi per entrambe e classifica immutata. Vince anche il Milan che rimane a 3 punti. Chi fa notizia è la Juventus. Arriva anche la 12esima sconfitta per mano dell'Udinese. È il gol numero 22 in campionato per Totò Di Natale. Il popolo juventino è sgomento.
l'Europa che conta si allontana sempre di più. È una Juve shock, no Fulvio? Perché veramente è una situazione io difficile. Sono imbarazzato a parlare della Juve, perché vederla giocare come ha giocato questa sera, per non parlare poi di giovedì scorso contro il Napoli, a Napoli che ha perso 3-1. Una Juve che non ha gioco, non ha anima, non reagisce, non ha orgoglio. Il Catania fa su il derby siciliano. Parma e Fiorentina si dividono la posta. Cassano e Pazzini tornano gemelli del gol per la Samp, che aggancia il Palermo al quarto posto. Sale intanto la tensione. Lo scudetto è ancora in bilico tra Milano e Roma. La giornata numero 33 è da seguire con la massima attenzione. Il Milan ospita il Catania in gran salute. Da seguire anche Juventus e Cagliari e Napoli-Parma. Poi c'è il derby della Lanterna. Ma gli occhi degli appassionati sono tutti per il duello a distanza tra nerazzurri e giallorossi. L'Inter rischia Firenze, mentre la Roma riceve l'Atalanta. Ci sarà il sorpasso? Il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Saxa Rubra di Radio 1 Rai. 33esima e sest'ultima giornata del campionato di Serie A. Preannuncio di un finale che sarà sicuramente di grandi emozioni, come non accadeva da tempo. In linea con questa tendenza i due anticipi di ieri. Nel primo il Parma ha realizzato l'impresa andando a vincere a Napoli per 3-2 e nel secondo, quello della sera, la capolista Inter non è andata oltre al pareggio, 2-2 il risultato sul campo del Fiorentina. C'è stato un calcio d'angolo che abbiamo concesso, che di solito non concediamo, e poi dopo abbiamo forse peccato di poca concentrazione. Io mi auguro di rivedere una partita così, una partita intensa, un grande ritmo, un grande carattere. Partiamo ricordando la situazione. Roma. È finito dopo 3 minuti di recupero il primo tempo. Le squadre stanno andando a riposo. Ricordiamo il parziale. Roma 2, Atalanta 0. Reti di Vucinic al 12esimo e di Cassetti al 26esimo. Torino. È finito il primo tempo. Juventus 1, Cagliari 0, Palermo. A Palermo è finito il primo tempo. Palermo 2 e Chievo 1. Squadre al riposo. Livorno 0, Udinese 2. Sanchez all'ottavo. Di Natale al 34esimo. Siena. Terminata la prima frazione anche a Siena 1, Bari 2. Ecco i fischi di San Siro per il Milan. Il Catania va a riposo in vantaggio per 2-0. Al termine dei primi 45 minuti, Bologna 2, Lazio 1. Comincia la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto. Milano. È il secondo minuto a San Siro, si gioca soltanto dunque da 2 minuti. Il Milan è sempre sotto per 2-0. Palla in area di rigore, Borriello accorcia le distanze. Borriello accorcia le distanze al secondo minuto di gioco. La rete dell'Atalanta che accorcia le distanze all'ottavo minuto di gioco. Difesa giallorossa sorpresa da questo attacco ben manovrato, dobbiamo dire, da parte della squadra di Bortolomutti. E all'ottavo, ripetiamo ancora, cambia il parziale con l'Atalanta che accorcia. Palermo 3, Chievo 1, autore Miccoli. A Bologna, attenzione, la Lazio serie di batti e ribatti e poi c'è il gol laziale segnato, se non vado errato, da Dias. E così azione molto confusa. Arriva al limite dell'area di rigore Ferreira Pinto in area anche di Ribocchi, parte in diagonale. Terzo gol della Lazio, Rocchi mette il pallone in rete nell'area piccola, cambia ancora il risultato, Bologna in crisi nera. 35esimo, San Siro, cross in mezzo, Inzaghi sfiora il pallone che viene recuperato poi da Barriella, gol! Pareggio del Milan al 35esimo minuto, 2-2. Finale a Torino, la Juventus ha battuto il Cagliari per 1-0 a Terralini. Finisce qui la partita, terzo pareggio consecutivo in casa per il Milan, probabilmente decisivo, fatale questo contro il Catania. È finita, finisce in questo istante il confronto dell'Olimpico, la Roma ha battuto l'Atalanta per 2-1, la Roma è in vetta alla classifica del campionato di Serie A. Il posticipo serale, il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa. Marassi, derby numero 101. Andiamo all'ottavo minuto con questa iniziativa di Papastathopoulos. Sulla destra cerca spazio. Attenzione alla conclusione di Palacio in diagonale. Sul fondo, brivido proprio sotto la curva dei tifosi rosso-blu. 22esimo minuto, stacca Lucchini, Cassano in area ed è il gol dell'1-0. Torna a vincere il derby la Samp ed aggancia ancora il Palermo. In Genoa, in crisi di gioco, risultati qui l'abbraccio del Neri Cassano, piomba nell'anonimato di classifica.
La situazione di classifica è questa quando siamo a 5 giornate dalla conclusione. Roma prima in testa con 68 punti, Inter 67, Milan 64. Sorpasso compiuto, la Roma batte l'Atalanta 2-1 e dopo 33 giornate spodesta l'Inter conquistando il posto d'onore. Forza Roma, forza Lupi, sono finiti i tempi curti. Una svolta imprevista e clamorosa, l'Inter sembrava irraggiungibile. Avanti così. Ma ci avrebbe mai creduto all'inizio del campionato? No, no, no. Con Spalletti non ci riuscivi. Le parti adesso si sono invertite. Prima dicevamo tutto dipende dall'Inter, adesso dipende dalla Roma. Adesso dipende dalla Roma. La prima mossa tocca all'Inter, che deve anticipare per gli impegni europei. Avversaria di giornata è la Juventus, che regge per 75 minuti prima di cedere per 2-0. La rincorsa di Schneider, il pallone in mezzo, pallone che filtra, Milito prova la girata, Felipe Melo allontana al limite, Maicon, dribbling aereo, parte il tiro, rete! Maicon, un gol pazzesco! Milito al limite dell'area, è solo Muntari dalla parte opposta in area di rigore, Muntari sinistro, è solo Daito, Eto'o, 2-0 Inter, il raddoppio dell'Inter. Due giorni dopo, il 18 aprile 2010, arriva la risposta della Roma. L'ostacolo per i giallorossi è quello più complicato, la Lazio. Derby teso anche sugli spalti. I biancazzurri sono staccati, ma il derby è una partita a sé, che spesso segue percorsi non prevedibili. Parte il cross, va Rocchi all'appuntamento col pallone, supera in uscita Giulio Sergio e la Lazio va in vantaggio. I giallorossi dimostrano di essere una grande squadra. Per Tagliavento non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Su dischetto Mirko Vucinic. Freddo, nulla da fare per Muslera e al settimo minuto la Roma pareggia. Intervento irregolare di Radu su Menes. Calcio di punizione per Vucinic ed è il gol del 2-1. La Roma che si porta in vantaggio con questa conclusione di Vucinic, 18° minuto del secondo tempo, gol numero 13 in campionato, conclusione violentissima, Muslera è completamente inebetito dal destro di Vucinic. Esce di scena il Milan sconfitto dalla Sampdoria del solito duo Cassano Pazzini. Pensate che questa squadra ha avuto tre occasioni per essere lì, a pari con l'Inter o addirittura superarla. Turno favorevole al Napoli, vittorioso a Bari, e al Genoa, che prende i tre punti al Tardini. Il Cagliari del neo allenatore Melis, subentrato ad Allegri, si fa raggiungere dal Palermo nel recupero. Il Bologna stoppa la serie negativa e conquista un punto a Udine, vitale per la sua classifica. . 25 aprile 2010, è la domenica della giornata numero 35, ancora una volta è l'Inter a scendere in campo per prima. Il match giocato contro i bergamaschi è stato simile nel suo andamento a quello vinto contro il Barcellona. Sotto di una rete, dopo pochi minuti, come già accaduto martedì sera, l'Inter ha saputo reagire da grande squadra, dimostrando carattere, tenacia, organizzazione di gioco e facilità di andare in rete. I nerazzurri centrano il bersaglio e battono l'Atalanta, sempre più pericolante. Il Milan intanto viene spazzato via anche dal Palermo ed è definitivamente fuori pista. Troppo brutta per essere vera, è il pensiero di tutti i milanisti nei confronti della squadra rossonera. La Roma sa che deve vincere per mantenere il primato. Viene da 24 risultati utili consecutivi, ma di fronte alla Samp, una delle formazioni più in forma in questo finale di stagione. Vucinic lo affronta Zauri. Il tocco in direzione di Totti, il sinistro, la palla in rete, Roma in vantaggio dopo 14 minuti. I giallorossi fanno cilecca nonostante il vantaggio con Totti. Il crollo nel secondo tempo. 39° minuto, Bannini, Pazzini che anticipa Rise, incredibile all'Olimpico, la Sampdoria va in vantaggio. La doppietta di Pazzini ricaccia la Roma al secondo posto, due punti dietro l'Inter. Claudio Ranieri con Carlo Paris, allora la linea. Io vorrei partire da quel pianto che ho visto di Mexes in panchina. Fa capire quanta tensione, quanto amore, quanto affetto ci sia da parte di tutti. Mi sembra un po' troppo presto per piangere. No, beh, certo, era... Io credo che il dispiacere sta nell'aver fatto un primo tempo bellissimo e non siamo riusciti a concretizzare tutte le palle gol che abbiamo costruito, per cui una partita così poi la perdi, ti dispiace. Tanto adesso dobbiamo sperare che l'Inter
perlomeno un pari lo faccia, ma noi dobbiamo cercare di vincere le restanti tre partite. Per il resto, copertina per Marco Di Vaio, che mette il Bologna in posizione di sicurezza. Pelissier segna anche a Firenze e la Lazio con l'ex Floccari batte il Genoa. Scatto d'orgoglio della Juve, che travolge il Bari per 3-0. L'Udinese, con il 4-1 sulla Siena, si mette al sicuro. Torna a vincere il Livorno, che supera il Catania. È il primo successo in panchina per Ruotolo, che nel frattempo è subentrato a Cosmi. Purtroppo la vittoria non serve a nulla e il Livorno, ultimo con 29 punti, retrocede matematicamente in B. Giornata numero 36. Sale la tensione in vista del rettilineo finale della corsa a scudetto. La tappa di giornata mette di fronte Inter e Lazio, mentre la Roma va a Parma. L'Inter è forte e determinata e alla fine esce dall'Olimpico con i tre punti. Siete passati nel giro di quattro giorni dall'inferno di Barcellona, almeno quello che vi era stato promesso e che in parte ovviamente inferno sportivo, a un ambiente sicuramente molto favorevole, molto amico come quello di Roma. C'erano le due tifoserie unite insieme. Sì, è vero, sono storicamente gemellate, per cui sono simpatizzanti e questo credo che abbia aiutato l'atmosfera. Ora nuovamente dipende solamente da noi e non volevamo buttare questa occasione. Vince anche la Roma, niente di nuovo in vetta. Inter sempre avanti di due punti e con solo due giornate ancora da disputare. Gran tourbillon invece dietro la coppia di testa. Sampdoria e Palermo fanno un balzo in avanti. Sia Palermo che la Samp, dimostrazione che le forze di questo campionato vengono anche un po' da dietro nel senso pratico. E quindi di questo il campionato deve essere soddisfatto. Retrocessione anticipata anche per il Siena, che saluta la Serie A dopo 7 stagioni. Diamo veramente atto a Livorno e Siena di aver speso tutto fino alla fine e speriamo di ritrovarli presto in Serie A. 9 maggio 2010, penultima giornata. Tutte le partite di domenica, è un campionato per cuori forti. L'Inter ospita il Chievo, la Roma il Cagliari. Il pronostico è favorevole alle squadre di casa, ma il campo mette a dura prova le favorite. A San Siro l'Inter, in vantaggio per 4-1, si fa rimontare fino al 4-3. La Roma solo nel finale ribalta il risultato grazie ad una doppietta di Totti. A 90 minuti dalla fine, Inter 79, Roma 77. L'epilogo della giornata ha detto chiaramente che per vincere questo campionato l'Inter non potrà più distrarsi. Ne è convinto Stankovic, mentre Pelissier giura sulla lealtà del Chievo contro la Roma. Non sarà semplice, ma quando è semplice vincere un campionato? Mai! Voi avrete questo compito, insomma, con la Roma di giocarvela fino all'ultimo. Vogliamo assolutamente far bene e chissà, fare uno scherzetto a Roma e dare all'Inter lo scudetto. Da romanista, Max. Cosa? Ma se ci avessero detto nel 2008, guarda che la Roma arriva fino all'ultima giornata del 2010 a giocarsi il campionato con l'Inter. Ma se l'avessero detto a novembre 2009. Sì, vabbè, comunque. Cioè, pochi mesi fa. Io mi sarei fatto una risata e avrei fatto un salto mortale, avrei messo una firma subito. Sei una pinna con la moto. Esatto. Però dai, senza piangersi addosso, mi sembra che tutti lo sanno che organico all'Inter, l'organico della Roma, insomma. Certo. Io credo che è onore e merito anche alla squadra che comunque ha messo in piedi grande entusiasmo, ci ha creduto, ci sta credendo e se ci riesce bene, se non ci riesce è un gran secondo posto secondo me. Direi proprio di sì. Intanto il Napoli con il suo pupillo Quagliarella conquista matematicamente il 6° posto. Il 2-0 sull'Atalanta condanna purtroppo i nerazzurri alla Serie B. Bologna e Lazio tirano un sospiro di sollievo. Il Genoa stende il Milan, mentre il Parma piega la Juve con i gol dell'ex Lanzafame. A Udine spettacolare 3-3 tra i bianconeri padroni di casa e il Bari. Di Natale sale a quota 28 gol e ipoteca il titolo di capocannoniere. 28 gol, no? Da che il campionato è a 3 punti, soltanto Luca Toni ne segnala di più nella Fiorentina, 31, quindi siamo vicini alle cifre record. 100° e 101° gol per lui in Serie A oggi, superato il record di Biroff nell'Udinese, insomma si è ritagliato un posto nella storia. Manca solo un verdetto adesso, quello più importante. Chi vincerà lo scudetto? L'ultima giornata è prevista per il 16 maggio 2010. Il conto alla rovescia è partito. Sono gli ultimi 90 minuti di un campionato senza fine. Tutto il calcio, minuto per minuto.
Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Saxa Rubra di Radio 1 Rai. 38esima ed ultima giornata della Serie A e classifica con due caselle ancora da riempire e sono una fondamentale e l'altra molto importante, dovendo indicare rispettivamente la squadra campione d'Italia e la quarta qualificata alla Champions League della prossima stagione. Quattro partite dunque in scaletta per la cronaca, quattro seguite nell'evolversi dei risultati e le restanti due già giocate negli anticipi di ieri sera con questi risultati: Milan-Juventus 3-0, Lazio-Udinese 3-1. Ronaldinho l'anno prossimo ci sarà? Oggi è sicuro, non c'è niente, nessuno lo sa che cosa va a passare il prossimo anno, io ce l'ho ancora un anno di contratto e buono, sono felice qui, aspettiamo che cosa viene il prossimo anno. Si lavorerà quest'estate per migliorare, speriamo che con quest'anno abbia dato tutto sotto l'aspetto negativo per vedere un aspetto invece positivo dell'annata e di essere più concreti, più determinati, più forti e più tutto il prossimo anno. Abbiamo dunque i finali di tutti i primi tempi. Siena per Siena-Inter. Si chiude qui la prima parte della gara, 0-0 tra Siena ed Inter. Verona. Dove il primo tempo è terminato da un paio di minuti, le squadre sono andate a riposo con il seguente parziale: Chievo-Verona 0, Roma 2. Le reti al 39esimo di Mirko Vucinic, al 46esimo De Rossi. Due reti di pregevolissima fattura. Linea che va a Genova. Più Napoli che Sampdoria, è finito il primo tempo, Sampdoria 0, Napoli 0, Bergamo. Squadre al riposo anche a Bergamo, Atalanta 0, Palermo 1 per il gol di Cavani al 12esimo. Studio. Bari Fiorentina del Vecchio. Sì, il primo tempo è finito dopo due minuti di recupero, Bari in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0, gol al 36esimo di Stellini. Cagliari Bologna. Squadre negli spogliatoi dopo un minuto di recupero, Bologna meritatamente in vantaggio per 1-0, gol al terzo di Adailton. Parma-Livorno. Le squadre sono già negli spogliatoi, il Parma conduce sul Livorno per 1-0, il gol al 46esimo, gran botta di Lanzafame, leggera deviazione del giovane Osso del Livorno e poi palla che ha toccato il palo in rete. Catania-Genoa. Siamo negli spogliatoi, 0-0. Comincia la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto. Siena-Inter, Riccardo Cucchi. 0-0 dopo il primo tempo. L'Inter ha avuto le sue occasioni, non limpidissime, ma le ha comunque avute. Siena ha chiuso con due linee davanti a Curci e Macarone, supportato da Gesalo o da Ekdal, pronto a lanciarsi su ogni pallone lungo. Grandissimo gol di Ceravolo, pareggio dell'Atalanta col Palermo al terzo della ripresa. Gol Pazzini, Sampdoria in vantaggio, colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo al sesto minuto, cambia il punteggio a Marassi, Sampdoria 1 Napoli 0, marcatore Giampaolo Pazzini. L'Inter è in vantaggio esattamente al 12esimo minuto di gioco con Milito, l'Inter sblocca lo 0-0, grande esultanza sugli spalti. Ripaviamo dunque il parziale, Siena 0 Inter 1 a telelinea, replice. Così sentiamo come hanno preso l'annuncio del gol dell'Inter i tifosi romanisti che continuano comunque ad incitare la squadra, i giallorossi sono, ricordiamo, in vantaggio per 2-0. Pareggio del Cagliari al 19esimo con Ragazzi. Cagliari 1, Bologna 1, a tela linea. Interviene Catania, c'è il vantaggio del Catania con Maxi Lopez. 20esimo minuto, Catania 1, Genoa 0. Bari Fiorentina. Bari 1, Fiorentina 0, con il Bari che ha più volte sfiorato il raddoppio in questo momento con Camatà. Entra in area di rigore, palla squadellata al centro, il tocco di Rivas e dunque il Bari raddoppia con Rivas in questo momento. Bari che dunque va a coronare il suo sogno, batte tutti i record, chiude a quota 50. Attenzione, ci sarà un calcio di rigore a favore del Palermo, a tra poco, vai pure. Finale da Marassi, Sampdoria batte Napoli 1-0, la Samp ai preliminari di Champions League. A voi la linea. Tutto è pronto, calcio di rigore per il Palermo, lo realizza Cavani. Palermo che torna in vantaggio al 50esimo minuto. Siena-Inter. Calcio d'angolo che sta per essere battuto, ripetiamo, ormai a pochi istanti dal termine della partita di Siena. L'Inter è davvero a pochi secondi dal suo scudetto. Quello che sentite in sottofondo è il gran vocino, il gran coro che i tifosi della Roma stanno alzando al cielo di Verona praticamente e dall'inizio della partita. Baresi in piedi al limite del campo, alza le braccia al cielo, è finita, 16 maggio 2010, ore 16:53, l'Inter è campione d'Italia, Mourinho e i suoi ragazzi vincono il loro campionato, loro perché la stagione è stata firmata dalla squadra nero-azzurra dalla prima giornata, soltanto la Roma è stata capace di sfruttare la pausa interista nel girone di ritorno interrompendo il dominio della formazione milanese. L'Inter è la più forte tecnicamente e grazie a Mourinho anche caratterialmente. È arrivato il
18esimo scudetto dell'Inter, che supera nell'albo d'oro del campionato italiano il Milan e ottiene il suo quinto scudetto consecutivo, eguagliando la Juventus degli anni 30. Dunque scudetto all'Inter con 82 punti, Roma chiude a 80, Milan 70, Sampdoria che con la vittoria di oggi va alla Champions League ai preliminari, risultato straordinario. Un'annata fantastica, visto che era arrivata anche la Coppa Italia e il 22 ci sarà il trionfo in Champions League. Ottima, una partita molto sofferta, difficile, fino all'ultimo minuto correva anche il portiere loro per cercare di fare più in fretta possibile, quindi devo dire che è stata una grande battaglia e i nostri sono meritati, credo si siano proprio meritati questo scudetto. Abbiamo lavorato tanto quest'anno, tanto, siamo riusciti a gestire le forze, le energie, la tensione, tutti infortuni, siamo stati bravi, abbiamo avuto un mister che ci ha fatto capire che possiamo, già dall'inizio di questa stagione, che possiamo arrivare fino al fondo. José Mourinho, che cosa c'è in questo scudetto? La meglio squadra ha vinto, abbiamo dimostrato tutta la stagione che eravamo la squadra più forte d'Italia e per questa ragione abbiamo vinto. È stato difficile perché abbiamo avuto un periodo con qualche difficoltà a tutti i livelli, però qualche difficoltà molto difficile di controllare. Dopo la squadra ha avuto la forza mentale e la qualità calcistica per resistere a una Roma forte, a una Roma brava che ha fatto un grande campionato, però senza nessun dubbio che abbiamo meritato di vincere il campionato. Per me è la prima volta che vinco il campionato nell'ultimo minuto dell'ultima partita, perché è stato aperto fino alla fine. E veramente delle altre 5 volte che ho vinto, quando io dicevo che era più bello vincere così, non è più bello, no. Più bello è vincere con tranquillità, non vincere così, perché così è troppo emozionante. Famoso pullman che ormai vediamo da diversi anni, la piazza è ormai uno sventolio di bandiere, qualcuno sta anche sparando dei fuochi artificiali. Vediamo un po' di giocatori, tutta la squadra naturalmente, sul tetto scoperto, il tempo è tornato bello proprio per consentire questa festa. Applausi anche alla Roma, capace di una rimonta incredibile. Dopo la lunga attesa, attorno alle 21, il pullman della Roma è uscito dai cancelli dell'aeroporto. Passo d'uomo ha sfilato davanti ai tifosi della Roma. Canti, bandiere, tanti applausi. Un'atmosfera unica, un'accoglienza trionfale, degna di uno scudetto, che purtroppo per la Roma non è arrivato solo per un soffio. Nessun rimpianto. Io so che abbiamo fatto il massimo, so che alcune volte abbiamo giocato male, so che alcune volte avevamo in mano delle partite e le abbiamo perse. Ma abbiamo giocato contro una squadra che è stata costruita per vincere. Cioè l'Inter ha vinto, nessuno si meraviglia. La meraviglia era la Roma. Per cui nel difetto questa squadra mi piace ancora di più. Per i giallorossi c'è l'accesso diretto in Champions, così come per il Milan, mentre il sorprendente Palermo di Delio Rossi farà i preliminari. Sampdoria, Napoli e la deludente Juventus vanno in Europa League. Totò Di Natale si conferma re dei bomber con 29 reti. Chiuso il sipario sul campionato, l'attenzione del popolo del pallone si sposta sulla nazionale che vola in Sudafrica per i campionati del mondo. E grazie di cuore a tutti voi e viva la Domenica Sportiva! Con lo scudetto che l'Inter conquista per la quinta volta consecutiva, entrando direttamente nella leggenda del calcio italiano, si chiude un'altra stagione di emozioni forti, di sfide entusiasmanti, di campioni e di giovani talenti che hanno appassionato per un anno intero tutti i tifosi dell'intera penisola. È il campionato del Bologna, che il 3 ottobre 2009 compie 100 anni. 7 scudetti, l'ultimo nel 1964 con Bulgarelli, Haller e Pascutti. Oggi c'è Marco Di Vaio a tenere vivo quel ricordo. È il campionato di Wesley Sneijder, 23 anni, giocatore a tutto campo, centrocampista moderno e decisivo. È il campionato di Julio Sergio, portiere ombra della Roma, primo nel cuore dei tifosi giallorossi, dopo il rigore parato a Floccari nel derby. È il campionato di Claudio Ranieri, frettolosamente scaricato dalla Juventus l'anno prima e che porta la Roma ad un passo dallo scudetto. È il campionato di Christian Chivu, che si spacca la testa contro il Chievo, subisce una delicata operazione e poi ritorna a giocare il 24 marzo 2010 contro il Livorno.
È il campionato di Leonardo Bonucci, giovane difensore centrale del Bari, rivelazione stagionale. Il futuro per lui è assicurato. Ed è per tutto questo che, campionato, io ti amo!